un grande giardino in cui intrattenersi, fare sport, stare insieme a due passi dal mare. Questo è ciò che sarà il Parco Nord di Pescara, un'area vasta, più di 40 ettari al confine con Montesilvano e adiacente al centro sportivo Le Naiadi, tanto che qualcuno in consiglio ha parlato di come sarebbe stato opportuno includere, inglobare nel parco anche le storiche piscine. Il consiglio, appunto, l'assemblea comunale ha dibattuto oggi su un progetto per cui a disposizione ci sono già 3 milioni di euro fondi di sviluppo e coesione, ma che per essere realizzato vede una folle corsa dell'amministrazione. Entro il 31 dicembre infatti bisognerà appaltare i lavori. In aula, come annunciato, gli esponenti di opposizione dal PD ai 5 Stelle fino al gruppo Pettinari hanno contestato merito e metodo. La pregiudiziale presentata dal pentastellato Paolo Sola per la mancanza di importanti documenti è stata bocciata. L'amministrazione ha ribadito invece la bontà del piano di fattibilità tecnico-economica oggetto della discussione e il sindaco Carlo Masci ha dettato anche i tempi di realizzazione del parco. Proseguiremo con il progetto esecutivo e poi con la gara, quindi credo che entro la fine dell'anno avremo individuato il soggetto che realizzerà l'opera e nel 2025 partiranno i lavori e si completeranno. Parco Nord è un obiettivo storico per la città di Pescara, sono 40 anni che se ne parla e noi oggi lo realizzeremo. Noi vogliamo creare un parco vivibile, vissuto, 365 giorni all'anno. Le polemiche dell'opposizione sono sempre solite, mi meraviglierei se non le facessero.